Aspettiamo che si colleghi un po' di gente. Aiuto. Oh, ah, ok. La fotocamera si farfallava, scusa. Si vede. Ok, ci sono due persone. Aspettiamo qualche secondo e poi magari partiamo. Beh, intanto caricheremo questo video su YouTube, quindi poi lo trovate anche su YouTube. Potete commentare qua nei commenti Facebook, li vediamo in diretta. Se poi state vedendo questo video in differita, lasciate pure un commento sotto nei commenti YouTube oppure abbiamo un forum, forum.aquario.top, in cui potete commentare e fare le domande che volete. Benvenuti in questa seconda diretta di Aquario Top. Oggi parleremo del genere Apistogramma. Ci sono Luca Collini e Mauro Casagrande che presenteranno questo genere, ci diranno come tenerli in linea generale in vasca con qualche consiglio, sia su qualche specie in particolare che generale su tutti. E vedremo un bel po' di foto. E niente, lascio subito la parola a Mauro che partirà raccontandoci un po' di loro. Le domande le potete fare in qualsiasi momento. Ne raccogliamo un po' e poi gliele chiediamo giusto per non interrompere il discorso. Vai, Mauro. Ah, sì, allora buonasera a tutti. Io ho fatto una breve presentazione giusto per introdurre un po' il genere, fatta anche abbastanza alla buona, quindi siate clementi, vi prego. E allora possiamo cominciare con la presentazione, direi. Se... Fantastico. Ecco, allora, questa qua è una slide per farvi prendere paura, diciamo. Questa è la classificazione fatta da appassionati del genere, in cui potete vedere come sono stati raccolti varie specie affine a seconda del grado di affinità che hanno in lineage, group, complex, subcomplex, eccetera. Oltre al fatto di essere orribile questa slide, si può apprezzare anche quante specie siano raccolte. Ci tengo a sottolineare il fatto che al giorno d'oggi sono ufficialmente descritte circa una novantina di specie di Apistogramma, ma considerando quelle non ancora descritte, si passa senza problemi le 200 specie. Poi, ovviamente, ci sono molte specie affini tra loro che probabilmente un giorno verranno riclassificate sotto un'unica specie. Allora, intanto vediamo un po' da dove vengono questi fantomatici cicli di nani che tutti adorano, ma che pochi tengono bene. Praticamente sono distribuiti in tutto il bacino del Sud America. Qua in particolare possiamo apprezzare l'estensione del Rio delle Amazzoni. Quindi si passa dalla Colombia al Venezuela, al Brasile, all'Ecuador, al Perù. E questi sono, diciamo, quelli i brasiliani, i peruviani. I colombiani sono gli apistogramma, che vivono in acque, diciamo, temperate, perché comunque si è, senza diciamo, che vivono in acque temperate, siamo comunque in zona equatoriale e le temperature sono relativamente alte. Ovviamente anche qui ci sono le eccezioni, perché ci sono specie peruviane che provengono magari da fiumi, situati a una certa altezza, che quindi prediligono acque un po' più fresche. Cioè, è sbagliato pensare che tutti gli apistogramma provengano da acque calde. Infatti, ci sono apistogrammi o apistogramma? Apistogrammi è più Apistogramma. friendly. No, dai. Ok, allora apistogramma, ci sono alcune specie di apistogramma che provengono da zone meridionali, per esempio già dal Guaporé o dal Mamoré, e quindi sto pensando ai Trifasciata, nel caso del Guaporé, della 206, o ai Maciliensis nel Mamoré, che erano... Anche questi sono stati classificati, sono diciamo. La classificazione negli apistogramma è molto labile e poco duratura nel tempo. E quindi e anche i borelli sono tra le specie che vivono nelle zone più meridionali. Quindi è un errore abbastanza comune che
Per esempio, i borelli, che sono una specie anche abbastanza diffusa nel lobby, si trovano facilmente nei negozi. E magari vengono tenuti con dei pesci a temperature molto più alte di quella a cui sono abituati, per esempio i 26-27 gradi. Già allora 24-25 cominciano a sentirlo abbastanza il caldo. Quindi è bene, diciamo, informarsi prima di costruire, di dedicare una vasca a una di queste specie appartenenti a questo genere. Vediamo ora il dimorfismo sessuale. Anche questo è uno dei punti critici per i fanatici di Epistogramma, diciamo. Perché molto spesso, quando andiamo in negozio, vediamo dei pesci grigi, sbiaditi, timidi, rinchiusi in un angolo. Cioè, no, rinchiusi in un angolo, inangolati, diciamo, molto timidi. E quindi non si riesce a capire il sesso, e noi ovviamente vorremmo portarci a casa una coppia o un trio magari per cercare la riproduzione, che è proprio il bello di questa specie e di tutti i cicli in generale, per poi osservare le cure parentali, come vedremo. Quindi questa è una piccola scheda, una piccola immagine che potete trovare anche nel mio articolo che ho scritto per Aquario Top. In cui ho evidenziato le caratteristiche principali che si possono notare in un maschio. Ovviamente questa foto è molto facile notare perché si ha davanti un maschio adulto pienamente sviluppato e quindi possiamo notare chiaramente una dorsale completamente sviluppata, i classici raggi lunghi e vistosi dei maschi, la caudale che in questo caso è a ventaglio, quindi non ha nessuna accezione particolare, però per esempio con altre specie, semplicemente cacatuoides, si ha una caudale lirata e quindi si vedono dei prolungamenti all'estremità superiore e inferiore della coda, cosa che le femmine non hanno. Altra caratteristica sono le ventrali. Anche qui i maschi molto spesso le hanno tendenzialmente incolore o comunque con delle iridescenze bluette o magari arancioni, per esempio nella vita igniata, oppure blu, oppure rosse, sempre nebbia igniata, sono specie molto policromatiche, quindi varia molto anche il colore. Ma comunque raramente le vedremo nere, che è un tratto distintivo delle femmine, avere le ventrali nere, corte e abbastanza arrotondate. Molto spesso sono arrotondate, quindi senza queste estensioni che possiamo vedere qui. Appunto il maschio invece le presenta anche con estensioni particolarmente lunghe, come potete vedere in questa foto. C'è da dire però anche che è anche un po' pericoloso se vogliamo generalizzare troppo, perché bisogna anche informarsi bene sulla specie. Pensa ad esempio ai cacatoides, che sono forse una delle specie che è un po' più difficile sessare correttamente. Infatti, molte specie, soprattutto quando sono giovani e stressate, i maschi tendono ad assomigliare molto nella livrea delle femmine. Il cacatoides è l'esempio un po' più facile, è un po' più conosciuto, perché è proprio la sua dorsale che tende a rimanere piccola quando è stressato e tenuto male. Anche la caudale e le pinne dorsali possono nel maschio stressato ricordare davvero tanto quelle femminili. Quindi questa qui è una norma da prendere comunque in generale. Poi dopo, cioè, è Sì, necessaria poi ma non comunque sufficiente. esattamente, sì, bisogna conoscere la specie, perché poi ovviamente certe specie hanno caratteristiche, cioè si va a cercare delle caratteristiche che sono appunto caratteristiche di quella specie. Per esempio nei cacatuoides si andrà a cercare una bella dorsale allungata e molto colorata. Esatto. E appunto l'ultima caratteristica è la pinna anale, che è... Questa è un po' tricky, diciamo, come basarsi sull'anale, perché in negozio si hanno molto spesso davanti esemplari molto giovani e quindi non è molto ben sviluppata questa pinna, e quindi non si potrà vedere il fatto che il maschio ha un'anale molto appuntita, cioè termina, si allunga e è molto appuntita, invece nelle femmine tende a rimanere più corta e termina stondata, tra virgolette, diciamo. Inoltre, altra cosa che dobbiamo considerare quando ci prepariamo ad allestire per una vasca per una specie di epistogramma è la specie stessa, perché molti epistogramma sono aremici. Questo significa che si ha un maschio che si appropria dei territori della vasca, cioè di tutta la vasca generalmente, e all'interno di questo territorio, di questo macro territorio, si formano dei territori più piccoli,
che vengono divisi tra le femmine. Quindi, quando andiamo a comprare una specie, dobbiamo sapere se è monogama, come per esempio i cacatuoides, o se è arabica, scusate, come per esempio appunto i cacatuoides, oppure se tende alla monogamia. Infatti, ci sono alcune specie di apistogramma che, in cui i maschi, nonostante abbiano a disposizione più femmine con cui riprodursi, tendono a prediligere una sola femmina e a portare avanti, a difendere maggiormente gli avanotti e i nuovi nati, quindi la sua prole, solamente con questa femmina. Un esempio sono le varie specie di tipo Panduro, Giseni e Baenski, che ha avuto Luca. Se vuoi dirci qualcosa, Luca. Sì, diciamo che sono proprio delle tendenze, quindi non è proprio una regola generale. Quindi non possiamo pretendere che tutti gli apistogramma Bajenski formino delle coppie stabili, tutti gli apistogramma cacatoides formino degli harem. Diciamo che se prendiamo un gruppo di esemplari è facile avere delle coppie monogame più fisse negli apistogramma Bajenski rispetto che nei cacatoides. Sono comunque specie che generalmente in natura vivono poco, quindi anche la formazione della coppia non è mai troppo stabile perché è abbastanza frequente che l'aspettativa di vita sia corta e che quindi muore un esemplare, comunque si cerchi comunque un altro esemplare con cui riprodursi. Io, ad esempio, ho allevato varie specie, tra cui gli Apistogramma Bajenski, che per ritornare nella prima slide fanno parte un po' insieme ai Niceni e ai Panduro, di quel complesso lì che si chiama un po' di Panduro Panduro. Complex. Esatto. E qui, ad esempio, possiamo vedere un maschio e una femmina. Livrea molto tipica, un po' ad ape se vogliamo, e questa specie qui tende a formare davvero delle coppie, quindi anche se noi mettiamo il maschio con molte femmine, come ad esempio era nella mia vasca, che era comunque un 330 litri, quindi avevo praticamente, ero partito con una coppia che poi si era riprodotta e ha formato proprio un bel gruppo di esemplari. Comunque il maschio è successo davvero pochissime volte che si è riprodotto con più femmine contemporaneamente. Di solito aveva la sua femmina con cui si riproduceva, poi magari capitava anche che la riproduzione dopo la facesse con un'altra femmina, ma che facesse una riproduzione per poi passare, come fanno invece spesso i cacatoides, alla femmina immediatamente dopo che è libera, è una cosa che ho osservato giusto un paio di volte. Mentre con i cacatoides e altre specie, penso ad esempio ai più famosi, gli agastrisi, sono cose che succedono spesso, infatti anche fare un harem in una vasca che non ha un nascondiglio sufficiente o comunque troppo corta, è anche pericoloso perché è frequente che due femmine vadano in riproduzione contemporaneamente e da questo nascono anche diversi problemi, perché comunque sono specie che difendono molto le uova e i piccoli e quindi è facile che si arrivi anche a uno scontro. Sì, appunto, io ho potuto notare il fatto dell'aggressività in riproduzione con i Bita Eniata. Qui appunto possiamo vedere una foto dove sono ben evidenziate le caratteristiche del maschio. Questo era un maschio adulto, era dal punto di vista mio mozzafiato, era davvero fantastico. E qui tra l'altro possiamo anche notare la coda all'ira che ho citato prima. E appunto con questa specie ho potuto notare l'aggressività che si crea in riproduzione perché inizialmente li ho tenuti in una vasca troppo piccola. Questo non vuol dire che li ho tenuti in un acquario di 30 cm di lunghezza, ma sono comunque partito dalla dimensione canonica base per gli apistogramma, diciamo, e quindi era una vasca di base 60x40 cm. E comunque, nonostante la vasca fosse allestita molto in maniera studiata, non sono riuscito a gestire la riproduzione e quindi sono dovuto passare a una vasca più grande. Qui invece possiamo vedere una foto di una femmina, sempre di Bita Eniata, in cui si può notare chiaramente che la caudale non ha gli allungamenti che presenta il maschio. Quindi questo, il fatto di basarsi sulla caudale, è un buon trucco per sessare Bita Eniata. Invece qui potete vedere che le pinne ventrali della femmina formano comunque un leggero accenno di prolungamento. Quindi magari con esemplari giovani di Bita Eniata, basarsi sulle pinne ventrali per sessarli non è la più grande delle idee. Altra cosa che ho notato con i Bita Eniata è che risentono molto dei valori d'acqua in cui sono tenuti. Cioè non è che risentono, è che in valori più consoni possibili al loro ambiente naturale davvero danno il meglio che possono dare.
perché gli allungamenti del maschio, quelli che si vedevano prima, tipo nella dorsale, nelle caudali e nelle ventrali, e anche alla fine della dorsale, questi prolungamenti crescevano tanto di più quanto l'acqua era pulita e acida, quindi con una conducibilità bassissima e acqua molto acida. E non si parla di pH intorno al 6 e 5, come magari tante volte si sente in giro, che dici, ah, ho i discus in acqua acida, chiedi i valori e sono 6 e 5. Qui come pH avevo 5 e 5, tra il 5 e il 4 e mezzo in linea di massima. E come conducibilità raramente andavo sopra i 60-70 microsiemens. Dopo questa veloce carrellata sul comportamento in amore dell'apistogramma, passiamo alla parte bella dei ciclidi, ovvero le cure parentali. Perché molte volte sentiamo magari di guppi che partoriscono e si consiglia di pescare gli avanotti e metterli in una sala a parto, o ancora peggio, di mettere direttamente una femmina in una sala a parto per accrescere quanti più avanotti possibile, senza avere perdite, perché ovviamente vedi pescetti là, ti fanno pena, che fai, non li salvi? No, non li salvi. Questo perché? Sia perché, a parte che coi guppi comporti tantissimo stress alla femmina che viene rinchiusa in questa gabbia per partorire, e questo ovviamente è un fatto negativo, ma in particolare con gli apistogramma e con i ciclidi in generale potremmo assistere a delle fantastiche cure parentali. Ovvero ci sarà la femmina che, beh, oltre al fatto che ci sarà un rituale di corteggiamento davvero complesso e molto bello da vedere, ci saranno delle parate, tutte delle vibrazioni tra maschio e femmina, il maschio che invita la femmina a deporre, o più raramente la femmina che prima si trova al luogo di deposizione, poi invita il maschio a deporre, dipende anche qua dalla specie e da quale pesce è pronto prima, come avviene il corteggiamento, da molti altri fattori. Prendete una specie e osservatelo da voi, insomma. Dopo appunto il corteggiamento e la deposizione, che viene effettuata in degli anfratti, in delle grotte, infatti gli apistogramma sono, scusatemi l'inglesismo, dei cave spawner, cioè depongono appunto in anfratti. Classicissima è la noce di cocco con il buchino dove la femmina va dentro, depone le uova sulla superficie superiore e poi tappa il buchino se c'è la sabbia fine. Se non c'è sabbia fine, questo non lo può fare. Altra cosa fondamentale che vedremo dopo. E appunto, dopo 3-5 giorni, in linea di massima, queste uova schiuderanno e gli avanotti consumeranno un sacco di vitellino e potremo assistere a quello che vediamo in questa foto, cioè alla femmina in livrea da riproduzione. Questa per esempio è una femmina di Apistogramma sepitefè, che in livrea normale non è così gialla e ha una bandatura nera lungo tutto il corpo. In livrea da riproduzione assume questo giallo molto, molto brillante, quasi, sono io che non sono capace di fare le foto, scusate, ma è davvero un giallo molto intenso, con un Sì, unico da spot nella canarino. banda laterale. Sì, esatto. E questa appunto è la sua livrea da riproduzione. Notare anche le ventrali molto molto nere, completamente nere. E sotto si possono notare gli avanotti. Infatti le cure parentali negli apistogramma sono portate avanti inizialmente dalla femmina, inizialmente e principalmente dalla femmina, che si cura degli avanotti, si prende cura degli avanotti portandoli in giro per la vasca, nelle zone dove c'è magari della microfauna, quindi magari se avete dei muschi vedrete la femmina che tenderà a portare gli avanotti in quelle zone là, in modo che possano spulciare il muschio e trovare qualcosa da mangiare. E comunque, magari poi quando arriverà un pericolo, la femmina percepisce un pericolo, vedrete la femmina che prende gli avanotti e li riporta al sicuro, in un luogo da lei considerato sicuro. E non è raro vedere il fatto che magari un avanotto scappa dal gruppetto, dalla nuvoletta, la femmina lo prende in bocca e io la prima volta che l'ho visto ci ho pensato, ah, questa qua mi ha mangiato un piccolo. Dopo poco ho visto che questa femmina si è girata, è tornata nella nuvoletta e lo ha risputato fuori. Anche questa è una cosa fantastica da vedere. E appunto le cure parentali sono una caratteristica bellissima degli apistogramma, ma di tutti i ciclidi in generale comunque. C'è poi da considerare il fatto che è molto interessante che ci sono anche alcuni apistogramma che sono degli incubatori orali, in cui c'è incubatori orali facoltativi. Dipende anche là dalla vasca, dall'allestimento e da altri coinquilini che ci sono. Per esempio i Barlowi, i Diamond Face o i D10, altre nuove specie che stanno scoprendo ultimamente, in cui c'è la femmina che
incuba le uova in bocca, cioè le tiene in bocca fino alla schiusa degli avanotti, e poi una volta nati gli avanotti li sputa. È brutto da dire, ma alla fine gli sputa e comincerà a fare le cure parentali classiche dell'epistogramma. E adesso che abbiamo visto cosa sono, chi sono, da dove vengono e come si comportano, vediamo come allestire la vasca. Allora, caratteristica fondamentale che deve avere una vasca per epistogramma è la sabbia sugar size, sabbia fine, non si deve avere una granulometria del fondo superiore a meno di mezzo millimetro, 0,05 mm, inferiore, segnatevelo bene, perché gli epistogramma appartengono alla famiglia dei geofagini. Questo significa, dal latino, proprio letteralmente, geofagus, mangiatori di terra. Potrete osservarlo anche voi se prenderete una specie di questo genere. E cosa osserverete? Praticamente vedrete gli esemplari che avrete, che prenderanno una sbocconata di fondo in bocca e lo sputeranno fuori pian piano dalle branchie. Ovviamente, se il fondo è troppo grosso, non riescono a espellere il granuletto di sabbia, che non sarà sabbia, ma sarà ghiaietto o quel che sarà, insomma, dalla branca. E quindi finirà inevitabilmente nell'intestino e si rischia di avere occlusioni intestinali, stress al pesce, perché lo fanno per mangiare, soprattutto le specie selvatiche, che pescate direttamente in natura, si nota molto più marcatamente questo fatto, praticamente con dei cacatuoide selezionati, anche se guai a voi se li prendete. Se date del granulare da sopra, dei cacatuoides, o comunque degli esemplari commerciali, andranno e mangeranno in colonna d'acqua, cioè mentre il granuletto affonda. Con degli esemplari selvatici, almeno che non siano molto molto denutriti, aspetteranno che questo granulo di mangime vada sul fondo e dopo cominceranno a sifonare tutta la zona del fondo in cerca di cibo. E non potendolo fare, questo gli comporta stress. E in più c'è anche un terzo fattore che è molto incidente sul fatto di avere o meno della sabbia fine, che è che secondo alcuni studi più recenti, questo loro comportamento di sifonare il fondo gli aiuta anche a prevenire delle batteriosi a livello branchiale, no, delle batteriosi, delle parassitosi a livello branchiale. Quindi ha anche un'azione, non mi viene la parola. preventiva rispetto comunque a Bravissimo, questa quella parola, non parassitosi. mi veniva. C'è tra l'altro a tal proposito una bellissima foto di Ivan Micolci, di un epistogramma, mi sembra un Xloi, che probabilmente abbiamo anche una sua traduzione sul portale, se Diego poi magari vi mette il link, dove si vede questa bellissima foto di questo epistogramma che immerge completamente la testa in questo sorto di detrito algale. E proprio si vede quindi proprio la scena dove il pesce immerge proprio questa sua testa e espelle comunque tutto il detrito in cerca di nutrienti, di insetti, crostacei. Giusto Sì, per magari. avere. Eccolo là Eccolo qua. l'articolo, grande Diego. Grazie Diego. Lui sempre dal backstage ci segue, manipola tutto, tira un po' i fili del teatro. Infatti, grazie mille, Diego. Solo love. E appunto, bene, adesso che abbiamo visto la prima caratteristica, possiamo passare alla seconda. Passare. Sì, ovvero il fatto che la vasca deve avere dei nascondigli. Perché, come abbiamo detto prima, in riproduzioni non è raro che nascano delle tensioni, sia tra maschio e femmina, ma anche tra epistogramma e altre specie. Quindi la vasca dovrà presentare dei nascondigli, soprattutto a livello del fondo, soprattutto nelle zone di nuoto più basse. Questi nascondigli però non dovranno essere a caso, mi spiego meglio. Mettere una serie di noci di cocco o di anfratti tutte a centro vasca ha ben poco senso, perché capite che tutti i pesci andranno a rifugiarsi là saranno comunque in stretto contatto. Quindi questi nascondigli dovremo cercare di metterli dalle parti opposte della vasca. Aspetta, no, come si fa? Così, dalle parti opposte della vasca. Quindi magari una noce di cocco da una parte, una dall'altra. Con in mezzo, per esempio, una barriera visiva. E quindi vediamo il terzo punto. Perché, come ho detto prima, c'è il maschio che si prende complessivamente il territorio della vasca. E al cui interno si formano dei territori le sue femmine. Quindi, se noi non permettiamo ai pesci di creare questi territori, si creeranno delle tensioni che
con molta probabilità porteranno alla morte di un esemplare. Generalmente è una femmina che viene sottomessa dalla femmina dominante, che sarà anche quella preferita dal maschio, la femmina dominante. Quindi le barriere visive dovremmo cercare di metterle in modo strategico, per esempio seguendo le diagonali del fondo della vasca, oppure formando una sorta di triangolo sul fondo, in modo che si creino tre distinti territori e che quindi i pesci riescano a vivere in tranquillità. Ovviamente tutte le condizioni sopracitate, belle, però bisogna dare anche un certo spazio per muoversi ai nostri apistogramma. Quindi il mio consiglio personale è quello di non dedicare una vasca che ha il lato lungo inferiore ai 60 cm per una coppia. Ovviamente se il nostro obiettivo è quello magari di prendere una specie aremica e di tenerla come andrebbe tenuta, cioè in harem, quindi magari un maschio con due, tre femmine, bisogna aumentare la lunghezza della vasca proporzionalmente, quindi magari 80, 100, 120 centimetri, a seconda di come l'allestiremo e di quante femmine introdurremo, e anche a seconda della specie, perché comunque ci sono specie che hanno un'aggressività interspecifica nettamente più elevata di altre. Per esempio gli agassisi, a livello commerciale, agassisi e borelli hanno un bel caratterino se paragonato a quello di trifasciata, no, scusate, agassisi e cacatuoides hanno un bel caratterino se paragonato a trifasciata o borelli. E questa, per esempio, si sì, è funzionato. Era una mia vasca, non è la più bella vasca che possiate mai osservare. Di sicuro non parteciperà a nessun contestada, direi. Ma comunque in questa vasca sono riuscito a riprodurre i Vita Igniata. Riprodurre non esattamente perché sono arrivato alla deposizione, a nuoto libero, poi sono morti tutti. E ancora mi mangio le unghie. Però comunque l'aggressività era molto facilmente gestibile. Questa qua era la seconda vasca che ho citato prima, era quella del lato lungo 80 cm, leggermente meno forse, e comunque c'era dentro solo una coppia di Vita Igniata. Che è una delle specie più aggressive che io abbia mai allevato. Non che ne abbia allevate chissà quante, però comunque un po' di esperienza la ho. E infatti potete vedere qua, non so se si vede la freccetta, sì, c'è un legno che divide la vasca seguendo la diagonale del fondo. Qui c'è una tana, che è un Savu Pod. Qui dietro ce n'è un'altra, si vede anche il riflesso qua. Quindi qua c'è una zona di tane. Esattamente dalla parte opposta della vasca, qui ci sono delle altre tane. In più c'erano tutta una serie di muschi, legni e piante che facevano da barriere visive e che quindi in pratica dovete fare in modo che quando i pesci non si vogliono vedere, non si devono vedere. Se voi ragionate come un pesce che non vuole vedere un altro pesce e allestite la vasca di conseguenza, probabilmente riuscirete a tenere e a riprodurre con successo degli apistogramma. Magari anche non partendo dalle specie più semplici e tranquille che esistano. Infatti, se avete passione come me, e quindi ogni tanto quando non sapete cosa fare, prendete e andate a farvi un giretto in qualche negozio di acquari, avrete sicuramente avuto l'occasione di vedere magari dei Cacatuoides Triple Red o dei Magmasteri Orange Flash o altre cose così. Chiamati Vegeta. Su quello ci torniamo dopo, visto che l'hai detto allora. Tutte le specie, le selezioni che ho appena citato, sono appunto delle selezioni, quindi non hanno nulla a che vedere con quello che è il pesce in natura. I cacatuoides che vedete in negozio, con tutta questa vela rossa, con tutti gli uccelli bianchi, no, ma neri, arancioni, non Neri. so bene come farci, ecco. In natura sono prevalentemente blu, tanto per farvi capire il grado di selezione. Blu C'è una forma, trasparente, non fluo, eh? sì, beh, ovviamente non sono dei microgeofagus Ramirezi Gold Super Blue Electric o Esatto, quel caso che esatto. è, insomma, quel cavolo che è. E appunto in natura i cacatuoides hanno questa splendida dorsale bluetta, comunque di un'iridescenza, un colore molto bello, cercateveli su internet. E nella caudale è giallognola, bluastra, è sfumata e ha uno, ogni tanto due uccelli neri da cui poi è stata fatta tutta la selezione. Però qui non si è avuto
una selezione solo dal punto di vista estetico e morfologico del pesce. Ma inevitabilmente è stato intaccato anche il carattere del pesce. Quindi gli apistogramma che trovate oggi nei negozi, i cacatuoides che trovate oggi nei negozi, sono nettamente più aggressivi, cioè non per colpa loro, non è una loro caratteristica l'essere così tanto aggressivi. Sono aggressivi, sì, ma è anche a causa della selezione che c'è stata dietro. E quindi, se potete, cercate di prendere una forma sempre il meno selezionata possibile. Perché dovete considerare che sì, forse è meno appariscente, meno in tinta con il divano o col mobile su cui tenete l'acquario, ma questo pesce ha comportamenti anche molto più naturali, quindi potete gustarvelo e osservarlo molto di più. E bene, questa piccola presentazione è finita. Adesso, se ci sono domande o cose, vediamo un po' Intanto di costruirci approfitto, un discorso interessante. nel frattempo che arrivano le domande. Come avete visto, Mauro ha un'esperienza più che altro su specie che sono aremiche. Prendiamo ad esempio Vita Igneata, prendiamo ad esempio gli SP Teffè. Quindi, come avete visto, la sua impostazione è sempre di fare comunque un gruppo con più femmine rispetto al solo maschio. Non tutte le specie, comunque, come vi dicevo inizialmente, sono aremiche. Ci sono anche specie che si riescono a gestire meglio in coppia. Un esempio sono, ad esempio, i Barinski. Io ho avuto, ad esempio, anche altre specie come gli A165, che sarebbe Megaptera, CF Pierrot. Ci sono specie, appunto, che danno i loro meglio in coppia. Quindi, certi discorsi qui che ha fatto Mauro sono veri, ma solamente in parte. Un problema che ci sorge spesso, perché sia io che Mauro gestiamo un gruppo che si chiama Sigridina in Italia, dove ci vengono spesso situazioni di gente che ha problemi con l'apistogramma. Una domanda che ci viene fatta davvero molto frequentemente è: se è vero che una coppera posso tenere in 60 centimetri, allora io che ho una vasca da 120 ci metto due coppie, magari anche di specie diversa, visto che così non litigano. Questo qui è un discorso che purtroppo non è, cioè, il fatto 60 centimetri per una coppia non deve trasformarsi in 1,20 m due coppie, 1,83 m coppie. È un'idea di massima per partire a pensare una vasca come prima esperienza per gli apistogramma, ma non è assolutamente vero che se noi mettiamo due coppie in 1,20 m va tutto bene, anzi, è altamente improbabile che vada bene una situazione di questo genere. A prescindere dalla specie che prendiamo in esempio come apistogramma, infatti è davvero difficile riuscire a far coesistere due maschi, sebbene la vasca è immensa, sebbene siano fratelli nati nella stessa riproduzione. Io ad esempio, facevo prima l'esempio, 330 litri, apistogramma barinski, che è anche una delle specie tra virgolette monogame, che sì, è aggressiva anche tanto, però è aggressiva in riproduzione e comunque nella difesa degli avanotti. Maschi e femmine tra di loro non litigano, anche tra virgolette, io avevo fatto formare una colonia con un maschio dominante e tutte femmine giovanili. Anche tra di loro comunque l'aggressività non era così esagerata, però comunque io due maschi adulti in vasca senza problemi non li ho mai riuscito, non sono neanche mai riuscito a tenerli, li dovevo sempre separare prima che raggiungessero la maturità sessuale e avevo appunto 330 litri. Non potete pensare di mettere due maschi d'apistogramma nella stessa vasca come se niente fosse. Anzi, il mio consiglio che cerco di darvi è di una vasca, una specie, un maschio. Poi le femmine ci si può discutere in base alla vasca, in base alla specie. È ovvio che se dovete prendere una specie che è principalmente monogama, ha poco senso secondo me partire con un maschio e 3-4 femmine per farle da scegliere. Anche perché al contrario di altri cicli dell'apistogramma non è una specie che deve per forza scegliersi la coppia, anzi è una specie che la coppia la riesce anche a forzare, tra virgolette, senza troppi problemi. Prendere il gruppo di esemplari è molto utile per specie, ad esempio, wild, dove, soprattutto se ti chiami Mauro Casagrande, è altamente facile che ti vengano tutti esemplari di un unico sesso, infatti non vi fa vedere i cacatoides per un motivo. Vi interrompo perché è arrivata una domanda da parte L'ho di letta, ma non l'ho Gianluigi. capita. No, quella di Gianluigi, ok. Sopra ce n'è una di Pellegrino Carpentiero che scrive: problematica carica microbica, a mio avviso, uno dei veri problemi per la riuscita nel tempo degli apistogramma.
Allora, Quindi diciamo non che che non... intenda cioè, non ho come... capito cosa intende con... Penso che intenda, cioè, poi magari ci corregge sui commenti se abbiamo inteso male, che in qualche modo la carica batterica possa inficiare sulle uova o magari possa farla ammuffire o cose del genere. È vero in parte, nel senso che adesso Mauro forse non si è soffermato molto sui valori, sulla gestione. Una cosa che No, perché consigliamo dipende comunque dalla spesso, specie. Era un... esatto, una cosa che consigliamo spesso è di usare quindi molti acidificanti naturali che per questo motivo qui creano davvero tanto detrito e sostanze che vanno in marcescenza. Un problema che viene lamentato spesso, soprattutto da quelli che magari non sono avvezzi a gestire queste situazioni, è di avere quindi dopo una carica batterica magari molto alta, avere quindi tanto detrito, tanto sporco e lamentare quindi una carica batterica alta. Ma questo qui secondo me non è tanto colpa della Sono più che altro gestione, errore. ma è una conseguenza di una gestione che magari non è stata studiata nella maniera giusta. Perché un acquario dove i cambi vengono fatti con regolarità, dove comunque abbiamo una filtrazione che funziona davvero, è molto raro avere delle cariche batteriche. Mauro vi citava prima le sue conducibilità, alla fine è acqua quasi osmotica, con davvero pochissima roba di sciolta, le conducibilità sono sempre molto basse. Quindi il problema della carica batterica c'è, nel senso che ci sono problemi in cui le uova vanno proprio a male, che fanno subito la muffa, perché c'è questa carica batterica. Però Sì, c'è ma come probabilmente c'è un per errore gli di apistogramma, gestione. Sì, appunto, c'è un errore come di c'è per gli gestione. apistogramma questo problema, c'è anche con i caracidi, con caracidi o con qualsiasi altra specie di pH Acidofila, incorretto. acidofila. Esatto, sì. Con tutte le Però lì specie non è un problema degli acidofile. apistogramma, lì non è un problema di apistogramma, è un problema generale che c'è qualcosa che non va dietro indipendentemente dalla specie o meno. Poi Esatto. comunque la quantità di schiusa, il ratio di schiusa, quelli sì dipendono dai valori della vasca, quindi principalmente da conducibilità e quindi da quanta sporca, molto prendendolo con le pinzette questo sporca, perché dietro la conducibilità c'è una serie di cose raccolte che non starò qui a elencare ora, ma è un'idea di quanta cose ci sono disciolte nell'acqua, da questo e dal pH. Che tendenzialmente, a seconda ovviamente della specie, deve essere basso. Conducibilità e pH basso generalmente portano a una deposizione abbondante e a una schiusa altrettanto abbondante. Esatto, Beh, se ci sono altre domande, Federico. sicuramente tenere le specie al pH, alla conducibilità e alle durezze per cui sono indicate, per cui si sono evolute in natura può essere un aiuto. Soprattutto a non far ammuffire le uova, perché succede anche al contrario, cioè in specie che vivono in acque alcaline tenute a pH 7, perché tanto l'acqua del rubinetto è più o meno a quello, e effettivamente i pesci sono resistenti, quindi sopravvivono. Non è cosa indicata, quindi l'acqua deve essere pulita e quindi cambiata magari anche più spesso durante le riproduzioni, poi in base anche all'acquario, perché se uno ha tanto detrito deve cambiarla più spesso perché cioè, potrebbe avere meno piante che non funzionano bene e quindi si formano più inquinanti. E chiudendo questa domanda, volevo proporre quella di Gianluigi invece, che chiede come gestire la coppia. Praticamente sappiamo tutti che, cioè sappiamo tutti, chi ha tenuto a pistogramma sa che hanno un piccolo problema, cioè tendono ad essere estremamente aggressivi ed è una cosa insopportabile. Arrivano al punto che il maschio mangia la femmina in certe situazioni, che è totalmente oscure a me. E quindi Gianluigi ci chiede come la gestiamo e io già comincio a dire che dopo precedenti esperienze inizia a tenere una vasca di quarantena sempre avviata. Alla fine è un acquario normale che ha solo piante, ha dei valori accettabili, facilmente cambiabili nel caso debba isolare qualche pesce. Ma il problema del,
del dividerli a pistogramma viene anche dopo, quando li rimettiamo nella stessa vasca, e quindi magari se Luca o Mauro ci possono dare qualche consiglio. Sì, diciamo che io tendo sempre comunque Ah. a tenere almeno una vasca in più, una vasca se abbiamo una spezia. In realtà io ho sempre tenuto in fishing room almeno un paio di vasche libere, che magari si possono usare anche come vasche per il cibo vivo, per anche semplicemente gestire gli avannotti una volta che hanno finito le cure parentali. Però comunque è sempre importante avere vasche nella propria disponibilità dove eventualmente separare. Separare gli epistogrammi è un problema perché se separi una coppia prima o poi devi anche rimetterli insieme. E il problema degli epistogrammi è che quando stanno molto tempo se da soli in vasca, poi fanno fatica ad accettare comunque un esemplare anche semplicemente dello stesso posto che gli va a invadere il territorio. Io fortunatamente ho avuto cioè, pochi problemi di aggressività così tanto elevata. Spesso, quando mi capitava, preferivo separare l'esemplare, tra virgolette, più aggressivo, metterlo momentaneamente per un paio di giorni nella vasca di quarantena, stravolgere completamente l'allestimento, cavando tutti i punti di riferimento della vasca, e solo successivamente, quando l'esemplare, tra virgolette, bullizzato, riacquistava un po' di salute, riacquistava un po' di sicurezza in mettere l'esemplare dominante. Questo aiutava molto perché l'esemplare dominante, trovandosi in una vasca che lui non riusciva a riconoscere perché gli mancavano i punti di riferimento, era meno incline a vedere l'altro pesce come un usurpatore del suo territorio, quindi era più facile recuperare un po' i rapporti. Purtroppo con specie come i cacatoides, come anche trifasciata, è purtroppo frequente perché sono aremici e se becchiamo magari all'acquisto un esemplare che in quel momento lì non ne vuole proprio sapere di riproduzione, è facile che succeda questa problematica. Gli apistogramma comunque non sono pesci a cui piace, come magari si crede, vivere in gruppo. Sono pesci che vivono in gruppo per la riproduzione, hanno una vita breve, quindi il loro focus mentale è proprio riprodursi, e quindi non è che li vedi magari andare in giro insieme come dei cardinali. Se la femmina non è disposta alla riproduzione, il maschio, soprattutto in queste specie aremiche, tende a dire: vabbè, non sei interessata, passa a quella dopo. Ma se quella dopo non c'è, o comunque questa femmina che non è disposta, sta sempre nelle immediate vicinanze del maschio, è facile che il maschio la stressi fino anche a farla soffrire fisicamente. Prego, Federico. In questo senso potrebbe aiutare anche una vasca un po' più grande, nel senso che quando È ci si meglio allestita. bullizzata ai 60 centimetri è difficilissimo allestirla in maniera perfetta, diciamo. Quindi magari arrivare a vasche un po' più grandi può aiutare. E c'è un'altra Sì. domanda No, che. secondo anch'io voglio dire la mia. Oh, chi sono io? Scusa. Ok, Mauro, Grazie. dici la tua. Eh no, siamo qua in tre, ce la Sì, contiamocela bene allora, no? certo. Almeno intratteniamo. No, che allora, se una femmina ha gli avannotti, cioè io non ho capito se è quando Gianluigi ha scritto non lascia portare a termine la ripro, nel senso che c'è la femmina che ha gli avannotti, arriva il maschio che si vuole riprodurre di nuovo e quindi mangia, però lo vedo improbabile, la sua stessa prole per avere un'altra riproduzione, oppure quando magari c'è un corteggiamento che va male e quindi la femmina cambia mood, quindi non è più Credo in sia la livrea. prima che tu hai detto, cioè Ok, quindi quando ci sono gli si sono già avannotti. riprodotti, ci sono gli avannotti, il maschio vuole riprodursi ancora ed è una cosa che capita ogni tanto dopo le Sì, prime quello 3 settimane succede. ed è dovuta all'inesperienza della coppia e purtroppo anche spesso alla No, selezione, se, perché sì, quando della pesci selezione sì, però fenotipo secondo me molto più di l'esperienza quello nella opposto. coppia, se c'è inesperienza nella coppia, il maschio non va a stressare la femmina per riprodursi di nuovo, perché se la coppia è inesperta, si ha una riproduzione piccola e generalmente non si arriva neanche alla schiusa. Soprattutto magari, per esempio, la prima volta che ho avuto degli epistogramma wild form non selezionati, ho perso, mi pare, due se non tre covate, perché
si corteggiavano, deponevano e non vedevo mai gli avanotti. Io questo l'ho imputato ai valori, che era ancora leggermente alto quei valori, quindi poi ho acidificato e abbassato la conducibilità e in più la coppia ha fatto la sua, ha preso diciamo un po' il tiro perché anche loro spesso i pesci che ci arrivano in vasca sono dei giovanili, possiamo paragonarli alla fine del periodo di vita di teenager umano, se vogliamo, quando si cominciano a... Sì, insomma, è un po' complicato da dire, mi sono messo in un brutto discorso. Però, insomma, in vasca si ha la prima loro riproduzione e quindi anche loro è la prima esperienza da genitori e devono prenderci un po' la mano. Quindi, se è questo qua, ok. Però se c'è la femmina che ha gli avanotti, che sono figli del maschio dominante, cioè se li ha avuti con lui questi avanotti, vuol dire che c'è, e comunque il maschio continua a stressare la femmina per riprodursi, secondo me vuol dire che c'è qualcosa dietro che è da rivedere. E magari la gestione, le barriere visive, e scusa un secondo che finisco, Vai. e capire il perché il maschio vuole liberarsi di questi avanotti per avere un'altra riproduzione, perché comunque non è logico, perché se pensi che i pesci, l'unico obiettivo di un pesce è diffondere i propri geni, no? E far andare avanti la propria generazione, tramandare i propri geni, il proprio patrimonio genetico proprio. Quindi il fatto che un maschio voglia uccidere i suoi figli non viene molto come istinto naturale da pensarlo. Quindi o c'è la femmina che sta facendo qualcosa di sbagliato, o c'è la vasca vestita male, oppure ci sono i valori sbagliati. Perché tante volte magari può capitare anche che i valori sono consoni per avere una riproduzione, per avere la femmina che cura gli avanotti, ma non per far entrare nel mood da padre difensivo il maschio dominante, perché anche questo c'è da considerare. Perché, cioè, è un insieme di più fattori. Comunque... se succede una volta o due volte, io non tenderei a preoccuparmi più di tanto e soprattutto non tenderei a rimuovere il maschio dopo la riproduzione, perché le cure parentali sono sì belle da vedere se svolte da entrambe la coppia, ma comunque forniscono anche un imprinting agli avanotti e quindi questi avanotti, quando faranno la loro prima deposizione, saranno molto più agevolati nel portare avanti la loro covata. Prego, Luca. Sì, no, io dicevo, sono d'accordo in linea generale con Mauro, però non condivido molto la sua analisi sulla problematica. Questo tipo di problema del maschio che va a stressare la femmina in riproduzione, mandando tra virgolette, cioè mandando in mora comunque gli avanotti che avevano già fatto, è una cosa che io ho notato quasi unicamente quando o non c'erano deep fish o comunque pesci che mettessero, tra virgolette, in difficoltà la riproduzione, o comunque quando non c'era proprio questo, quando comunque la coppia vedeva già sicuri quegli avanotti e quindi non meritevoli di difesa. Una cosa che si vede No, davvero ok, forse. tantissimo con i ciclidi africani, dove quando mancano comunque specie disturbatrici, la coppia generalmente scoppia in riproduzione. È una tematica che aveva affrontato anche Livio Leoni in uno dei suoi bollettini AIC che abbiamo scritto a quattro mani sui Deep Fish, e dove appunto questa problematica qui si vedeva davvero tantissimo quando appunto le specie abbinate ai cicli di Nani erano sì specie che aiutavano a farli venire fuori, ma non costituivano una minaccia per gli avanotti. Ad esempio, se ben ricordo il discorso di Gianluigi, lui aveva in vasca trifasciata con, mi sembra, degli amandae o addirittura senza di tre fish. Quindi, secondo me, un fattore può essere sicuramente quello. Se ci metti una specie di caracidi un po' più aggressiva, vedrai che la coppia comunque sarà molto più incentivata a difendere i piccoli. Se C'era vogliamo andare oltre. anche Riccardo che voleva dire la sua sulla domanda. Sì, mi intrometto un secondo. Ciao Riccardo, benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Scusate per i problemi tecnici. Allora, ci sono un paio di articoli, non mi ricordo minimamente chi ha fatto quello sulla lunghezza delle cure parentali, però mi pare ci sia un articolo su questo.
e io posso assolutamente sottoscrivere l'analisi di Luca, anche a me è successo, la femmina, si vedeva che il maschio ha iniziato a stressare la femmina un po' dopo che sostanzialmente avevano quasi assassinato i miei Dieterfish. Io li ho tolti perché era evidente che venivano massacrati e già un paio c'erano rimasti, e dopo poco il maschio ha iniziato a stressare la femmina per riprodursi di nuovo, e ho visto che anche la femmina in realtà ha finito le cure parentali prima rispetto a quella che può essere una media, perché io l'ho imputato, ma mi è parso abbastanza probabile, ripeto, ci deve essere un articolo all'assenza di pericoli, quindi anche degli avannotti che non erano, non dico completamente sviluppati, perché comunque avevano un mese rotto, e io ho degli apistogramma Elisabeth che sono particolarmente lenti, però sì, insomma, penso che fosse l'assenza di pericoli. Sull'imprinting, invece, ci sono sicuramente degli articoli in cui il grosso di collaborazione di Romer, che chi bazzica un po' conosce perché ha fatto Uwe. Il buon vecchio Uwe ha fatto un tot di studi sugli apistogramma, in cui si è visto che per esempio va a incidere in maniera statisticamente importante sulla scelta del padre futuro, nel senso che hanno fatto delle correlazioni, cioè hanno fatto delle prove con padri wild type e padri selezionati, e poi hanno mischiato i gruppi, però ogni tanto succede in apistogramma arenici che in natura le femmine si rubano i piccoli. Esattamente, hanno sfruttato questa cosa qui per far sì che femmine che ci fossero varie cucciolate di padri diversi, mischiassero i padri in pratica, e si è visto che il padre che dava gli avannotti che avevano cure da un determinato padre aveva una propensione maggiore poi a accoppiarsi con una volta adulti con il corrispettivo, quindi wild type con wild type, e indipendentemente dalla genetica, cioè era importante il maschio che faceva le cure. Poi io non ho avuto la fortuna di vedere grandissime cure da parte del maschio, ho visto soprattutto da parte della femmina. Il maschio però è presente in vasca e ovviamente dall'imprinting agli avannotti. Sì, sì, diciamo che il maschio, scusa, interrò velocissimamente, il maschio nelle cure parentali interviene davvero poco e in determinate circostanze. Abbiamo un video su YouTube delle cure parentali dei miei apistogramma macmasteri, di una riproduzione fatta in vasca con gli scalari, e lì si vede chiaramente il maschio che comunque deve comunque presenziare le cure parentali, perché la femmina da sola non sarebbe in grado di comunque tenere testa a degli scalari adulti. Sì, penso intervenga principalmente come difesa, perché poi in realtà... Esatto. Chi porta gli avannotti in giro per la vasca e è la femmina. Il maschio generalmente lo noti che sta, è anche cacciato spesso dalla femmina nelle zone un po' più distanti da dove c'era nulla di avannotti, e si occupa principalmente a tenere lontani eventuali Dieterfish o altri pericoli. Tendono a non avvicinarsi molto agli avannotti. Per esempio, sì, non si notano le stesse cure parentali degli scalari. Sì, 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 quello sì. Però non si notano le stesse cure parentali degli scalari, per esempio, in cui c'è anche il maschio che proprio prende l'avannotto che scappa e lo risputa nel mucchio. Sì, a noi del vero... Scusa, a noi del... Io quando ho fatto il discorso di prima, intendevo... che la femmina stava ancora facendo le cure parentali, però ancora proprio con pesci avanotti, non già con giovanili. Se il maschio stressa la femmina che ha dei giovanili, allora concordo con voi comunque, perché significa che il maschio vede la femmina già pronta a una nuova riproduzione, e quindi... Sì, penso che già... Allora, io non ricordo esattamente Gianluigi non so esattamente Gianluigi... ma mi ricordo più o meno l'evoluzione della vasca, e mi pareva che sì, credo che si riferisse a questa situazione in cui gli avannotti stanno iniziando, se non diventare ufficialmente giovanili, comunque iniziano a essere cresciuti, e il maschio ricomincia a tartassare. E... Allora, secondo me, in questi casi...
è un po' complicato avere il maschio in vasca, soprattutto se è una cosa ripetuta varie volte. Cioè, una riproduzione va in fumo per quello, e vabbè, due riproduzioni vanno in fumo per quello, vabbè. Se continua, io forse al pensiero di mettere una barriera, io lo farei. Personalmente. È vero che possono esserci tantissimi altri problemi, però riconosco che possa essere una problematica, perché in vasca, soprattutto in determinati casi, non ci sono pericoli, e quindi la tendenza del maschio è quella di riprodursi, riprodursi, riprodursi. Peraltro, sempre per restare dentro il compartimento scientifico, non sono stati dimostrati capacità negli apistogramma di riconoscersi realmente. Cioè, riconoscono la femmina, ma non è che riconoscono sempre la stessa femmina. Quindi, cioè, per concludere la domanda, potrebbe essere una buona idea separare il maschio nel caso tu abbia già un'altra vasca. E secondo sì, me però, è un'opzione, però può succedere. Però, sapendo che è un bel rischio, perché ne abbiamo parlato sì. prima, e potrebbe essere un po' problematico l'inserimento, quindi va usata la giusta cautela. E finisco un attimo, chiudiamo questa domanda dicendo che, non so se lo sapete, noi sul forum ogni tanto, addio Mauro, sul forum ogni tanto discutiamo degli articoli scientifici pubblicati nell'ambito degli acquari, perché non è vero quello che si dice in giro, che non sono studiati o cose del genere. Ci sono diversi studi molto recenti, perché una volta non gliene fregava niente a nessuno, è così. Però recentemente ci sono diversi studi sugli acquari e noi cerchiamo di renderli più fruibili. Quelli che ha detto, quelli di cui ha parlato Riccardo prima, se siete interessati, gli articoli scientifici sono visibili solo a chi è registrato, perché sono tutti open source. Pezzetti di articolo, screen o cose, e non possono essere messi visibili ovunque, perché magari qualche articolo è privato, nel senso che bisogna pagare per leggerlo, e quindi magari pubblichiamo la traduzione o cose del genere. Quindi se vi registrate potete, e se siete interessati potete leggere queste cose, ed è parecchio interessante, perché si scoprono tante cose cioè tante cose molto fighe. Invece sugli apistogramma c'è un'altra domanda. Praticamente Gianluigi attribuisce la morte della femmina alle repentine riproduzioni e al suo indebolimento. Allora, secondo me sì, cioè è molto probabile sia questo il motivo della morte. Poi bisogna vedere l'età, non abbiamo informazioni, ma mi pareva fosse comunque entro l'anno e mezzo, non mi ricordo benissimo la tua vasca. E l'altra cosa è che ovviamente, cioè, purtroppo bisognava agire anche un attimo prima, nel senso che perché continuavano a riprodursi? Cioè, alcune specie, non so se sia anche negli apistogramma, ma alcune specie proprio riescono a mettersi in pausa da sole per 2 mesi durante l'anno. Ma nel caso degli apistogramma influisce tantissimo la stagionalità. Quindi bisogna riuscire a ricreare questa cosa in acquario. Cioè praticamente i pesci sentono in qualche modo dei cambiamenti di valori, temperature, eccetera, che in un periodo dell'anno li fanno riprodurre, nell'altro no. Quindi magari anche lavorare su questo potrebbe essere utile. Abbiamo un articolo scritto da Mauro che analizza un po', però ovviamente è incentrato sul Sud America, quindi se avete altre specie potrebbe non essere proprio il caso. Sì, Sud America tropicale poi, quindi da lasciare un po', se vogliamo, a parte il discorso dei borelli e degli ambienti subtropicali. Esatto, esatto. Tra l'altro tratta la fascia più tropicale della Sud America, e magari in regioni più a sud potrebbe essere diverso. Cioè, sì, sì. Se vogliamo il blocco della riproduzione nelle zone tra virgolette equatoriali, ce l'abbiamo con il periodo di estivazione, dove la temperatura sale davvero tanto e le riproduzioni cessano perché
non ci sono le condizioni ottimali per lo sviluppo degli avanotti. Mentre se noi andiamo nell'ambiente più a sud, penso ad esempio all'Argentina e i luoghi tra virgolette più vicini, dove troviamo ad esempio gli Apistogramma borelli, il blocco della riproduzione più che con l'estivazione ce l'abbiamo quando le temperature al contrario scendono e quindi non ci sono più le spinte riproduttive. Per fare proprio un sunto molto generico. Sì, io la butto là. La temperatura è anche importante per la sex ratio dei nuovi È nati. vero, è vero. Quindi quello è molto difficile beccare, secondo me, il range giusto. Però ecco, se avete intenzione di riprodurre degli apistogramma e magari avete voglia di mantenerla come specie e non fare proprio solo la riproduzione così, una tantum, magari uno studio un po' più approfondito della temperatura giusta per avere una sex ratio che sia quanto più bilanciata possibile, al posto di avere magari Sì. tutte femmine e tutti maschi. Tra l'altro ci sono per molte specie anche delle tabelle già con dei diagrammi dove si vede a determinate concentrazioni, cioè a determinate temperature, a determinate pH. C'è qualche problema audio. Ci sono comunque per molte specie di apistogramma, soprattutto le più famose, delle tabelle dove appunto si vede a determinati pH quanti maschi e quante femmine, a determinate temperature quanti maschi e quante femmine. Sono comunque tabelle indicative, non è che vi potete aspettare che. È stato aggiornato, è stato pubblicato per la prima volta nel libro, quello lì, la Bibbia dei cicli dinamici. L'Atlas. L'Atlas. L'Atlas, esatto. Atlas. Se guardate i libri fatti bene, li riconoscete subito. A parte che questo, vabbè, lo conoscono tutti, ma da cosa si capisce? Alla bibliografia, alla fine, è basato su articoli scientifici e infatti le informazioni che porta sono ben curate, tutto questo, no? Gli articoli che lui cita sono pubblici. Per esempio, quello a cui si riferisce Luca della sex ratio in base a temperatura, pH e non mi ricordo l'altro parametro, ma comunque hanno praticamente analizzato la sex ratio delle nascite degli apistogramma in base a tre parametri. In questo caso era dei cacatoides e dei niseni, no? Giseni. Sì, probabile. Sono sono sempre i soliti. tornato. E praticamente hanno analizzato questa cosa per vedere dove vengono più femmine, più maschie. È ovviamente una probabilità, ma c'è modo di ottenere più femmine o più maschi o tenere una cosa equilibrata. E è interessante consultarlo e gli articoli sono fruibili online. Non so se sapete usare Google Scholar, ma nel caso se scrivete su Google Scholar sex ratio apistogramma, trovate un sacco di articoli, cercate un po' e alcuni sono liberi. Non tutti sono liberi perché sono un po'. Però venite nel forum che noi Esatto, che noi abbiamo siamo la stessa. studenti o comunque io lavoro per un'università, quindi ho la possibilità di accedere. Se vi fidate, facciamo da tramite le informazioni nell'ambito delle possibilità, ve le troviamo. Io avrei un'altra domanda così che non è uscita. Ma no, nessuno è mai morto un pesce perché i valori erano troppo giusti? Sinceramente no, però lasciamo la parola a Mauro che è esperto in sterminio di apistogramma. No, però Oh. certi apistogramma vivono pH molto bassi, vivono a conducibilità bassissime e ci troviamo nella situazione in cui i negozi magari sono in acqua di rubinetto. Cosa può Guarda, a succedere? me onestamente non è mai Ma andata male in questo frangente, nel senso che io spesso faccio vasche comunque di quarantena, se vogliamo anche poi parlare di quarantena in un modo specifico, è un po', tra virgolette, strano, nel senso che fa la quarantena sì, ma solo per abituare ai valori. E non ho mai avuto grossi problemi, anzi il 99% delle volte che prendo una specie, la metto in valori, tra virgolette, più estremi, mi si riproduce. Nel senso, la cosa, tra virgolette, più probabile quando io compro una specie, la metto in una vasca acida e avrei subito la riproduzione. Che poi vada bene o vada male è un discorso che varia a seconda dei casi. quindi Però problemi. arrivano acqua di cioè negozio direttamente pH 5.
non 5, no, io... però diciamo che a 6 ci arrivano. Ok. Mi è capitato dei casi dove ho avuto dei problemi. L'ultimo, ad esempio, sono stati gli Abacaxis che, arrivati, messi in vasca, avevo cercato di gestire un po' la situazione, ma mi sono andato subito in crisi respiratoria e si stavano comunque dandoci segnali di avere irritazioni, soprattutto alle branchie. Ho fatto cambi, ho gestito un po' meglio e li ho recuperati, come anche i PRO all'inizio sembravano un po' storditi. Però problemi nel senso che mi sono andato in shock osmotico, a me personalmente non è mai capitato. Non parlo per forza di uno shock osmotico, nel senso che penso sia un po' di... comunque uno stress. Esatto. Io sono dell'idea di magari partire un po' lento. Perché, sì, perché poi considera comunque che dei pesci che ti arrivano da una vasca spoglia di un negozio a valori alti, appena li metti in una vasca con valori un po' più bassi, che è allestita, gli viene stimolata comunque tanto la riproduzione. Per esempio a me le Leita Cara mi sono arrivate 2 giorni dopo, mi hanno deposto. Se non sono pesci in forma, o se magari c'è parti da un gruppo perché vuoi avere una coppia e questa coppia ti depone subito, te non hai ancora tolto il gruppo, si creano comunque delle liti che comportano dello stress a tutti i pesci. E di sicuro lo stress non fa bene, perché ha comunque poi un certo deficit immunitario che, unito ai valori non ancora completamente corretti, unito al pesce che si è fatto il viaggio, è stressato, unito a questo, a quello, a quest'altro, può portare alla morte. Il fatto invece che si muoia un pesce che è a valori giusti perfetti, secondo me è dovuto o all'età del pesce, che ha una certa età. Non parlo che tu lo metti da pH 5, lo metti a pH 5 meno qualcosa, e che io parlo proprio di quando il pesce arriva in da negozio, quindi tu ce l'hai il pesce in sacchetto, sì. Lo metti in una vasca, sì. Magari preparato con valori molto bassi, perché alcuni epistogramma stanno a 6. Sì, sì. No, allora quello io non l'ho mai fatto, io di solito parto da valori alti e poi con calma scendo quando c'è il pesce dentro. Cioè, io magari anche perché... quello che faccio io magari è parto già una condicibilità abbastanza bassa, perché non ho mai visto grossi stress da quello. Il pH magari cerco di abbassarlo in maniera sostanziale col pesce in vasca, quindi però giusto perché... Sì, comunque con calma, sì. Cioè, generalmente faccio anch'io così, mi è capitato però, perché soprattutto con gli epistogramma bayeschi, quando vuoi per un caso, vuoi per un altro, dovevo dividere tante coppie. A volte mi capitava, tra virgolette, di mettere degli esemplari in vasche dove i valori non fossero proprio quelli idonei. Quando poi andavo a metterli, tra virgolette, nella vasca pronta per farli riprodurre, a volte mi capitava di avere sbarzi di un pH che andava, che ne so, da 6 e 7 a 5. Che sì. È una situazione, se vogliamo, non così estrema come passare d'acqua di rubinetto dal negozio a vasca perfetta per loro, però è comunque una situazione verosimile, nel senso, quando tu lo vai per il negozio... non per i valori, il problema è il pesce in quel caso. Tu passi un pesce che sta bene da una vasca che è di quarantena con magari cibo vivo perché prima si picchiava, però è un pesce che sta bene e lo metti in una pasta con valori diversi. Io sull'introduzione dei pesci da negozio starei attento, perché a volte per grosso sbalzo il pesce magari non... Sicuramente un pesce debilitato, il viaggio sicuramente è fonte di stress, la vasca nuova è fonte di stress, e sappiamo che un pesce debilitato, se lo unisci di stress, è comunque un pesce che sicuramente avrà dei problemi. Esatto. Poi esatto. C'è anche da considerare il fatto che con alcune specie di cattura magari non sai i valori che stimolano la riproduzione precisi, quindi magari tu hai un pesce che in natura si riproduce a pH 6 ma che vive in acqua nera, e quindi sei convinto che mettendolo in acqua a pH 5 starà benissimo. Tu come metti quel pesce in quel pH là, ti andrà automaticamente in ripro, e se poi vorrai adottare una stagionalità crescendo pian piano col pH, arriverai quindi a questo fatidico pH 6, il pesce continuerà a riprodursi, perché quello è il trigger per la riproduzione. Invece, partendo da un pH mirando alto e poi scendendo pian pianino, riesci anche a capire quali sono i limiti per la riproduzione e per la gestione dei pesci in acquario, quindi per applicarci un'eventuale stagionalità. Assieme ovviamente alla temperatura, tutti gli altri fattori. Va valutato ovviamente il caso per caso. Comunque direi che, se non ci sono altre domande, siamo in diretta da 1:10 ed è tempo di chiudere. E
chiudiamole prima, ragazzi. Vi lascio qualche informazione. Settimana prossima pensavamo di farla diretta lunedì. Sarà sulla microfauna in acquario e sul cibo vivo. E se siete interessati, collegatevi e cogliamo l'occasione per salutarvi. E niente. Ciao, ragazzi. Ciao.